Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del TG6 che apriamo con la pagina dedicata al Covid, con il quotidiano bollettino. Quest'oggi sono 4.004 i nuovi casi di Covid accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 2.554 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra i tamponi molecolari e quelli antigenici, è pari al 12,63%. I casi attivi superano quota 80.000. Si registrano altri 6 decessi che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.726 e continuano ad aumentare i ricoveri. I nuovi positivi hanno età comprese tra un mese e 102 anni. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 81.459, 3.748 in più rispetto a ieri, e il dato comprende anche 69.054 casi riguardanti pazienti persi al follow-up sui quali sono in corso verifiche. Del totale, 400, del totale dei positivi, 418 pazienti, 7 più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 40, 3 in più rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 81.001 positivi accertati, 3.738 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. I decessi riguardano persone d'età compresa tra 71 e 98 anni. Uno di questi era residente in provincia di Pescara, tre in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo, mentre l'ultimo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalle ASL. I guariti sono 248 e dei casi odierni 775 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 1043 a quella di Chieti, 996 a quella di Pescara, 1048 a quella di Teramo, provincia che quest'oggi è quella con il maggior numero di casi, mentre 39 dei contagiati provengono da fuori regione, mentre per 101 persone sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza. E cresce anche il numero degli studenti pescaresi che sono a casa in quarantena, difficoltà nella gestione del tracciamento dei contagi. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Sono 180 in costante e rapido aumento le classi scolastiche in quarantena a Pescara e in provincia a causa della positività al Covid-19 di alunni e docenti. Del totale 80 classi appartengono alla scuola dell'infanzia, 60 alla primaria e 40 alle secondarie. Proprio le secondarie, nonostante il minor numero di classi, sono quelle che contano più studenti in quarantena. La ASL di Pescara, come sta avvenendo in tutta Italia, fa fatica a gestire e a tracciare numeri così elevati. Il comune di Pescara è al lavoro per seguire la situazione e monitorare scuola per scuola, come spiega il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli. Allora, un momento molto molto delicato per le scuole. A Pescara abbiamo tante classi a casa in educazione a distanza, con ragazzi positivi, ma tanti tanti altri ragazzi che sono a casa in quarantena. Noi al Comune di Pescara abbiamo già dovuto chiudere un asilo nido, il Gabbiano, e ieri addirittura una sezione di un altro asilo, la Conchiglia, perché c'erano dei maestri positivi. Quindi la situazione non è molto rosea. Che cosa bisogna fare? Tanti ci chiedono di chiudere le scuole, ma purtroppo il governo centrale ha dato una direttiva che noi ci dobbiamo, alla quale noi ci dobbiamo attenere, quindi abbiamo avuto una nota dal prefetto di rispettare le normative nazionali, quindi le scuole non le possiamo chiudere. Qualche difficoltà anche nel tracciamento dei positivi per quanto riguarda i ragazzi? Allora, io sono in contatto con la ASL quotidianamente. Hanno delle difficoltà perché i numeri stanno crescendo a dismisura, quindi non riescono a fare il tracciamento, però man mano le cose speriamo che tornino alla normalità. Assessore, proprio in vista di fine mese, anche dell'arrivo di febbraio, l'augurio, insomma, che le cose possano migliorare. Allora, noi ci auguriamo che tutto ciò finisca al più presto. Parlano del picco che dovrebbe essere il fine settimana e la prossima settimana. Speriamo di tornare a una normalità per fine mese. Una cosa importante che vorrei comunicare è questa, che
per i bambini dai 5 agli 11 anni, sabato mattina ci sarà lab aperto solo ed esclusivamente per loro, che partirà dalla mattina alle 8.30 fino alle 19.30, è aperta la piattaforma per la prenotazione, quindi io sollecito i genitori a partecipare a questa iniziativa, ma per il bene dei propri figli e per il bene di tutti quanti noi. Insomma, scuole aperte ma classi vuote. Sulla questione è intervenuto anche il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, che ha scritto una lettera al premier Mario Draghi. Vediamo il contenuto di questa lettera nel servizio di Stefano Recanati. Da presidente della provincia, ma anche da sindaco del comune di Notaresco, lei ha scritto una lettera a Draghi dicendo che le scuole comunque sono aperte, ma fin dei conti non c'è quasi nessuno, perché tra Covid, tra assenze di insegnanti, di alunni, la scuola si sta facendo poco o nulla. Sì, ecco, questo non è la scuola, era quello che ho detto, che poi è il sentiment delle famiglie, perché sono anche sindaco del mio paese e nel mio paese, che la vita quotidiana è irreale, ecco, assistiamo a plessi interamente vuoti, in plessi dove ci sono, ecco, un quinto delle persone, degli alunni che dovrebbero stare lì. Al di là degli alunni abbiamo insegnanti, i supplenti dei supplenti che non riusciamo a trovare, sono problemi del personale ATA, è innegabile, la situazione è difficile. Giustamente io ho detto, Draghi non ha deciso, perché detto che le scuole sono aperte, se decidi, vedete De Luca, ti ricorrono in due secondi, ho detto ravvedetevi, dico sempre che solo gli stupidi non cambiano idea, e si poteva almeno, ecco, pazientare 15 giorni, qualcuno dice ma allora vogliamo far fermare le scuole, no, potevamo aspettare che passava il picco, arrivare al 20 gennaio l'apertura e poi recuperavamo d'estate, perché i ragazzi e i bimbi devono tornare a stare insieme, è un dramma, ecco, la vita reale purtroppo è un'altra cosa dalle scelte che uno fa. Qui dicono pure che l'economia va forte, ma io vi invito, state a Notaresco, entrate nei bar, entrate nei ristoranti e vi dicono che fatturano il 50% di quello che era prima, con una grave causa, che non è che torneremo subito a rifatturare quello che si era prima, perché la pandemia, anche il modo di comunicare, sta cambiando i modi e gli atteggiamenti delle famiglie, si tornerà più al bar a fare quello che si faceva prima, si tornerà più nei ristoranti, i consumi saranno quelli di prima, anche qui ci dicono che l'economia va a gonfie vele, io vedo che nel reale a breve qualche difficoltà. La situazione è drammatica, è complessa e difficile, però bisogna, ecco, cominciare a cambiare approccio, perché così altri anni non possiamo stare. Per chiudere, si aspetta una risposta da Draghi? Sono certo che lui in questo è un bravo gestore della comunicazione, anche uno staff importante, sicuramente a breve ci sentiremo. La cronaca: i carabinieri della compagnia di Lanciano hanno eseguito due misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini ritenuti responsabili di due rapine compiute nel centro frentano. Un 50enne ed un 39enne di Lanciano sono stati arrestati dai carabinieri della locale compagnia perché ritenuti responsabili di due rapine commesse il 3 e l'11 gennaio scorsi ai danni di due bar tabacchi a Villa Andreoli e Viale Cappuccini. Dopo indagini lampo, i militari, coordinati dal colonnello Vincenzo Orlando, sono riusciti a raccogliere numerosi elementi di colpevolezza a carico dei due uomini. I rapinatori utilizzavano un'arma per farsi consegnare l'incasso. In particolar modo facciamo riferimento a due episodi, uno del 3 di gennaio, uno dell'11 di gennaio, allorquando i rapinatori si fecero consegnare da una tabaccheria, nel primo caso circa 1200 euro, e poi tentarono una seconda rapina in una tabaccheria al centro di Lanciano. Le attività hanno riguardato una visione capillare delle telecamere, quindi abbiamo effettuato dei raffronti con tutte le immagini raccolte da telecamere anche private, dei personaggi in fuga, e poi le abbiamo confrontate con altre immagini estrapolate sempre sui soggetti prima della rapina, quindi questo raffronto ci ha permesso di accertare con certezza assoluta che si trattava delle stesse persone che prima della rapina si accompagnavano tra loro e poi successivamente andavano a commettere i reati. Sì, un episodio che andava assolutamente, situazione che andava assolutamente repressa, e quindi ci siamo attivati da subito.
quindi grazie alla conoscenza del territorio, dei personaggi che gravitano nell'ambito della criminalità, siamo riusciti subito a capire di chi si potesse trattare. Poi abbiamo fatto un'ottima attività di prevenzione, abbiamo allertato tutti gli esercenti in maniera che ci potessero contattare nel più breve tempo possibile, e quindi ci dava la possibilità di intervenire con maggiore sicurezza. Si chiama Safety Car, l'iniziativa della FIOM nazionale, che oggi ha fatto tappa in Abruzzo per parlare delle problematiche dell'automotive, una questione, quella dell'automotive, che se pensiamo soprattutto alla vertenza della Sevel di Atessa, riguarda l'Abruzzo molto da vicino. Vediamo. Fa tappa in Abruzzo questo percorso della FIOM CGL Safety Car per parlare delle problematiche dell'automotive che riguardano un po' tutto il paese. Ma più che per provare a parlarne, per provare a risolverle, perché c'è un problema che sta riguardando tutto il settore dell'automotive. Ci sono il raddoppio delle ore di cassa integrazione tra un anno e l'altro, stiamo parlando di milioni di ore di cassa integrazione, e il nostro obiettivo è rilanciare un settore che è strategico per il nostro paese, per salvaguardare l'occupazione dentro gli stabilimenti, in particolare a partire da un territorio importante come l'Abruzzo e a partire dalla Sevel e dalle aziende dell'indotto e della componentistica. Quali le cause di questa crisi o comunque di queste problematiche? La mancanza di un piano e la mancanza dei soldi per investire sul piano. Noi abbiamo bisogno di un investimento straordinario da parte del governo di risorse pubbliche per implementare e utilizzare la capacità di ricerca e sviluppo e di lavoro dentro gli stabilimenti. Noi qui vogliamo che le persone che sono state messe fuori dagli stabilimenti possano tornare a lavorare dentro gli stabilimenti, a partire dalla Sevel fino a tutti gli stabilimenti della componentistica, perché pensiamo che il veicolo commerciale leggero che viene prodotto qui in Abruzzo sia un prodotto strategico non soltanto per questo territorio ma per tutto il paese. Fegatelli, l'automotive in Abruzzo rappresenta pur sempre la locomotiva economica della nostra regione, però anche in questo caso ci sono dei problemi. Esattamente, la preoccupazione più grossa che abbiamo in questo momento è stata la scelta strategica da parte di Stellantis di aprire uno stabilimento gemello in Polonia. Questa cosa a noi preoccupa moltissimo, non per quanto riguarda la delocalizzazione, ma per quanto riguarda la competizione che si avvierà fra i due territori, visto che in quel territorio hanno investito su macchinari di ultima generazione e gli impianti sono molto più moderni di quelli che abbiamo in questo territorio. C'è la necessità ovviamente di avere investimenti per adeguare anche il nostro territorio ad essere competitivo, anche perché gli sforzi fatti dai lavoratori in questi anni vanno in qualche modo ricompensati. Chiederete un confronto con le parti interessate? Ma secondo me è fondamentale che la Regione Abruzzo apra una discussione con il Ministero dello Sviluppo Economico, soprattutto per quanto riguarda un accordo di programma che consenta alle aziende dell'indotto in modo particolare di poter fare gli investimenti e adeguare i propri macchinari. La Polizia Locale del Comune di Teramo ha presentato il report sulle azioni di controllo svolte nel 2021. Quasi 2.500 gli interventi riguardo le restrizioni Covid, 4.000 quelli su strada. Aumentano i sinistri stradali e diminuiscono le infrazioni rilevate con gli autovelox. Questo in sintesi il report, impegnativo anche il lavoro di contrasto ai reati ambientali. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. L'amministrazione comunale di Teramo coglie l'occasione della ricorrenza di San Sebastiano, considerato patrono degli agenti della polizia locale, per fare il punto sull'azione dei vigili urbani in questo ultimo anno. Un anno particolare segnato dal Covid e dunque impegnativo per l'intero corpo di polizia locale, che ha compiuto solo nel 2021 2.330 interventi di prevenzione e controllo contro la diffusione del virus, senza però abbassare la guardia sulla rilevazione di infrazioni stradali e ambientali. Nel 2021 sono stati circa 2.330 i servizi dedicati per le misure di contenimento Covid, circa 1.300 le persone controllate, i pubblici esercizi ne sono stati controllati 310, 15 sanzionate, disposte 3 chiusure, 33 le persone sanzionate per violazione della normativa anti-Covid. Sono aumentati i sinistri stradali, sono diminuiti invece i verbali
dell'autovelox? Sì, sono diminuiti i verbali dell'autovelox di circa 1000, passando da 5000 a 4000, ma se andiamo a vedere comunque le somme incassate dal comune rimangono le stesse, perché siamo riusciti a dare il meglio dalle risorse strumentali, economiche e di personale assegnate al comando. In particolare in questi ultimi mesi del 2021, quando il centro storico della città è stato ridisegnato con nuove zone pedonali e abolizione di parcheggi, l'impegno della Polizia Locale di Teramo si è concentrato sul far rispettare le regole e non è stato facile. Come in ogni città i cambiamenti poi incontrano le resistenze, però siamo qui anche noi con l'azione persuasiva e non repressiva della nostra Polizia Locale, anche con i nostri messaggi prima di queste iniziative, a far capire che comunque la qualità urbana di una città bella come Teramo è un obiettivo al quale tutti dobbiamo perseguire, e eliminare le auto dalle piazze principali, Piazza Marti e Piazza Orsini, è un obiettivo da raggiungere, lo stiamo raggiungendo, ma lo facciamo perché la qualità urbana significa anche qualità della vita. E tra le varie e importanti azioni svolte dalla Polizia Locale del Comune di Teramo nel 2021 c'è stato il controllo ambientale e la lotta alle discariche abusive nelle periferie. L'educazione civica passa anche attraverso un sistema di controllo, in questo caso un controllo congiunto insieme alla Teramo Ambiente. Noi abbiamo puntato molto sul potenziamento dei controlli anche di Team in house, insieme ovviamente alla Polizia Municipale, ecco perché abbiamo fatto corsi di formazione, ma soprattutto la cura, la pulizia, il decoro della città che passa attraverso una collaborazione. Sentirsi, ecco, un messaggio a ciascun cittadino, principale responsabile, principale attore e protagonista della qualità della vita della propria città. Sarà un'opportunità e non un costo, così la maggioranza in Consiglio Comunale a Roseto degli Abruzzi prova a spegnere le polemiche riguardante l'aumento della tassa di soggiorno. La tassa, dice l'assessore con delega al turismo Lorena Mastrilli, non graverà sugli operatori turistici. Questi giorni a Roseto degli Abruzzi ha tenuto banco questa tassa di soggiorno con le opposizioni che hanno attaccato la maggioranza. Oggi è stata una conferenza stampa per ribadire che questa è un'opportunità. Sì, siamo in verità contenti che finalmente il turismo sia stato messo sotto i riflettori anche dall'opposizione, che in questi anni, nel passato, era rilegato un po' come a una cenerentola, perché non è stato dato mai il valore reale che ha nell'economia questo comparto. La nostra scelta è stata una scelta politica, ma fatta sulla riflessione, su un'analisi soprattutto, relativamente al nostro anche programma. Quindi l'analisi è stata fatta sui comuni limitrofi e su comuni regionali a noi equivalenti per popolazione, per vocazione, per opportunità turistiche. Bisogna chiarire bene che l'imposta di soggiorno non grava sugli operatori turistici, che sono solo il tramite dell'imposta, che viene poi versata al comune. Grava sul turista, ma io non direi che grava, è un'imposta che serve a qualificare l'offerta turistica, a dare servizi, a fare la corretta promozione e una giusta accoglienza, nonché la manutenzione soprattutto di quelle aree e delle zone frequentate dai turisti. Ovviamente chi ha una visione, o comunque chi ha gestito fino ad oggi l'imposta di soggiorno come quel serbatoio a cui attingere ogni volta che il comune era in difficoltà, quindi senza rispettare la destinazione e lo scopo dell'imposta di soggiorno, è chiaro che l'aumento la vede come aiuto. Statisticamente questo non è mai avvenuto, l'imposta di soggiorno non ha mai danneggiato le destinazioni turistiche. Quindi si può mettere una pietra su questa tassa di soggiorno e chiudere tutte queste diatribe che ci sono state in questi giorni e partire e avviarsi verso quello che è poi la realtà, cioè la stagione estiva. Stiamo lavorando sicuramente per l'estate e nulla con il discorso di iniziative, un progetto anche comune sulla tassa di soggiorno da poter estendere anche alla città, all'ATS Città della Costa di cui facciamo parte, che sia un progetto che abbia un valore su tutta, insomma, questa ATS e su tutti i comuni della costa. E Luigi Recchiuti del birrificio Perbacco di Notaresco, il miglior birraio italiano del 2021. Il riconoscimento è arrivato pochi giorni fa da Fermento Birra.
un'emozione indescrivibile, quasi un sogno che ancora faccio difficoltà a realizzare. Stenta ancora a crederci Luigi Recchiuti del birrificio Perbacco di Notaresco, fresco vincitore del titolo di birraio dell'anno 2021. Con le sue produzioni è riuscito a conquistare 100 giudici che ogni anno sono chiamati da Fermento Birra a rispondere alla domanda chi è stato il più bravo birraio italiano. E così dopo il terzo posto dell'anno passato Luigi riesce nell'impresa di mettersi alle spalle il favorito Marco Valeriani, già vincitore di due titoli, e Giovanni Faenza, vincitore della scorsa edizione. Mi è successa una cosa strana perché pensavo, non ci ho capito niente, di non essere lì, sembrava che non stavo nel mio corpo e poi la cosa strana è che, vabbè, rivedendo il video, quei momenti in cui ho abbracciato Marco Mukeller, sembrava che io ero rimasto bloccato là per 5 minuti, invece sono stati secondi. Laureato in scienze agrarie, Luigi alla fine degli anni 90 scopre il nascente fenomeno della birra artigianale, iniziando il suo viaggio nella produzione. Così nel 2009 nasce Perbacco, un gioco di parole che ricorda la vocazione enologica di questa terra. Il resto è storia recente. Ho sempre puntato un po' sulla creatività. Io penso che la birra artigianale, a differenza del vino, che è una cosa comunque che sfonda sulla storia, il vino, noi no, noi attingiamo un po' dappertutto e siamo un po' cuochi, quindi noi dobbiamo farci forza della nostra creatività, attingere la nostra creatività. Quando sarà difficile adesso confermarsi? Ma no, ma noi, per me questo sta a posto, nel senso non devo confermarmi, per me è un arrivo e comunque questo è un lavoro, cioè, quindi noi continuiamo a fare quello che ci piace. E ora la pagina dello sport con il calcio di Serie C. Dopodomani alle 14.30 il Pescara ospiterà il Montevarchi all'Adriatico, assenti Pompetti e Ilianes. Il tecnico Teri potrebbe lanciare dal primo minuto il neocentrocampista Aderisio. Sarà comunque un Pescara giovane, come lo è stato negli ultimi due mesi di stagione, con benefici anche per i risultati, anche per i contributi del minutaggio. Andrea Costantini. Meno due giorni al ritorno in campo per il Pescara, che sabato alle 14.30 ospita l'Aquila Montevarchi con il chiaro intento di iniziare di slancio gli impegni del 2022 e porre le basi ad una seconda parte della stagione più foriera di risultati positivi. Sulla carta un match tutt'altro che proibitivo, ma nel girone d'andata spesso in queste partite il Delfino ha faticato, vedasi Olbia e Fermana, o non ha vinto, vedasi Viterbese, Vispesaro, Lucchese. Se la squadra ha preso la lezione ed ha una migliore identità, lo si inizierà a capire proprio dal match di dopodomani, che non dovrebbe essere in discussione. A inizio settimana nel gruppo squadra dei toscani sono state riscontrate 4 positività. Nel giro di tamponi di ieri il numero non è cresciuto e il focolaio è stato forse arrestato. Il nuovo protocollo fissa nel superamento del limite del 35% dei positivi su una lista dei 25 il presupposto per richiedere il rinvio e quindi almeno 9 calciatori. Il tecnico Gaetano Oteri dovrà rinunciare agli squalificati Pompetti e Ianes. Al posto del giovane centrocampista potrebbe toccare al neoacquisto Carlo Aderisio, che negli ultimi 10 giorni è stato quasi sistematicamente provato al fianco di Diambo, con Memushai pronto a subentrare nella ripresa. Aderisio sta bene, ma ha giocato appena 7 minuti in campionato a Bari nella prima parte di stagione e non gioca titolare dalla gara di playoff di Salò dello scorso 23 maggio. Una staffetta è presumibile. In porta tornerà Sorrentino, in difesa spazio a Ingrosso, che completerà il trio con Drudi e il giovane Veroli. Sulle corsie Cancellotti e Rasi sono in vantaggio su Zappella e Nzita, in avanti sicuri Dursi e Ferrari, dubbi sulla destra con Clemenza non al 100%, Chiarella non pronto per altri problemi alla spalla. Auteri potrebbe prendere un rischio lanciando il 2005 delle Monache oppure affidandosi a uno tra Rauti e De Marchi. Una formazione comunque giovane, in coerenza con la linea più verde voluta dal club dopo l'addio al primo posto, una linea che non solo sta portando risultati migliori ma che ha permesso alla società di introitare oltre 60.000 euro nella terza tranche del minutaggio dopo lo zero delle prime due. Entrate arrivate in concomitanza con il lancio tra i titolari del 2003 Veroli, del 2002 Sorrentino, del 99 Rasi, le cui presenze si sommano a quella di Pompetti 2000,
fattori che hanno consentito di superare sempre ampiamente il muro dei 270 minuti a partita da rispettare per l'accreditamento dei contributi. Sul fronte mercato il Pescara si appresta a mettere sotto contratto il giovane catalano di origine turca Arman Lascano Selic, che ha convinto staff tecnico e dirigenza nei 20 giorni di prova. Il Pescara continua a seguire l'attaccante Jacopo Cernigoi in uscita dal Seregno, ma operazioni come queste sono sempre bloccate dalle mancate uscite e allo stato non si registrano progressi per i vari Galano, Rizzo e Marilungo, che continuano ad allenarsi a parte. Andiamo in casa Teramo, prima parte di stagione che l'ho visto tra i più performanti. Cristiana Ziosmanovic allontana le voci di mercato e si concentra su una seconda parte di annata complicata, ma che il diavolo vuole coronare con la permanenza in Lega Pro. In questo momento, ti dico la verità, non ci ho neanche parlato con nessuno di calciomercato, di queste cose qua. Penso solo a raggiungere la salvezza il prima possibile, perché la classifica parla, no? E adesso non penso a queste cose, penso solo a lavorare, di andare a Pesaro e di cercare di fare la miglior partita di questo, di iniziare bene quest'anno, il 2022, sperando che raggiungiamo la salvezza il prima possibile. Cerchiamo di dare la svolta in questo 2022. No, comunque non è un campo impossibile, è un campo comunque che, come tutte le partite, te la puoi giocare con chiunque. Sì, comunque pure la società ha fatto un po' di calciomercato, comunque sono arrivati pure dei ragazzi comunque interessanti, molto bravi. Speriamo che ci daranno una mano per vedere di andare bene questa stagione, di raggiungere la salvezza il prima possibile. Ma secondo me ho dato quello che potevo e farò sempre così per il Teramo, perché è una società comunque molto importante, e sperando che di arrivare più in alto possibile con questa maglia e di continuare così, e di continuare come sto facendo, di migliorare, di cercare sempre di migliorare. No, ma comunque il mister l'ho visto bene, comunque è carico pure lui, non vede pure lui l'ora di andare al Benelli e di giocare questa partita. Deciderà il mister comunque, no? Deciderà il mister, poi non è che se il mister reputa che uno deve fare tutte le partite, le fa. Se il mister reputa che poi io e Buar dobbiamo alternarci, ci alterneremo senza nessun dubbio. Vedremo, comunque non so pure io, ti dico, non so pure io a darti una risposta in questa situazione qua, perché ci sono pure partite, comunque saranno delle partite importanti. In un mese e mezzo, due mesi faremo 9 partite, comunque sono tante. Adesso ormai è passato il 2022, 2021, adesso pensiamo al 2022, comunque è la prima partita che sarà a Pesaro e cercheremo di andare là con la giusta mentalità. No, ma io fino adesso non parlo proprio, non so neanche io, dico che non so niente, non parlo proprio di queste cose qua, perché sono un ragazzo che comunque voglio finire qua la stagione, voglio fare bene qua, sicuramente sì, sicuramente di iniziare molto bene. Comunque questa è una seconda fase di campionato che è come se fosse un altro campionato, e cercheremo di entrare con il piede giusto a Pesaro e di vedere di portare a casa la vittoria. Perché se inizi col piede giusto significa che poi prendi fiducia e vai avanti. Serie D, pari tra Vastese e Montegiorgio nel recupero dell'undicesima giornata del campionato. Le voci dei due allenatori, D'Addario e Moi e Mengo, nel servizio di Jacopo Forcella. Mister D'Addario, io penso che prevalga un po' di amarezza, perché insomma il gol è arrivato in un momento in cui, sebbene in inferiorità numerica da molti minuti, la Vastese non è che stesse soffrendo così tanto, non so se sei d'accordo. Sì, però insomma, c'è stata una deviazione che ha portato poi al gol loro, insomma, e questa è stata determinante, diciamo. Però al di là di questo ti devi sempre difendere, cioè sempre un uomo in meno, e quindi insomma poi dopo questo avviene dopo che tu stai fermo un mese, quindi la condizione non è ottimale, quindi comunque già fai fatica, poi regali più di mezz'ora alla squadra avversaria che sta in inferiorità numerica, quindi ha qualcosa dentro da dare in più, e ci sta pure il pareggio. Nella ripresa, nel secondo tempo, sebbene in 10 contro 11, forse ti sei arrabbiato per qualche passaggio sbagliato, qualche ripartenza che poteva essere gestita meglio? Poteva andare meglio, sì, però non posso chiedere di più, perché i ragazzi hanno dato, però poi perdi anche quella lucidità, perché comunque sei affaticato, o perdi quella sensibilità tecnica che di solito hai, invece poi ti viene meno perché
è da un po' di tempo che non trovi più queste giocate in un campo grande, in un campo reale. Soddisfatto per la voglia e il carattere dei ragazzi, sicuramente potevamo fare meglio perché abbiamo delle qualità importanti, però sono soddisfatto perché comunque i ragazzi hanno messo tutto, sia chi ha iniziato la partita sia chi è entrato. E ripeto, questa è un po' la mentalità che bisogna avere da qui a fine anno per cercare di portare a casa questa salvezza, perché quest'anno è un campionato difficilissimo. Come lo vede Mengo la lotta per non retrocedere? Difficile, perché quando c'è squadre come Samme, Tese e Fano che fanno secondo me campionato a parte, sarà una lotta difficilissima. Noi ci godiamo questo punto, c'è un po' di rammarico perché alla fine se eravamo un pochino più fortunati potevamo anche vincerla, perché comunque il portiere loro ha fatto 2-3 parate importanti, però ripeto, nel 2021 questa partita l'avremmo persa. E ora gli aggiornamenti della pallavolo. Mercoledì Agrodolce sul fronte del volley in A2, la Sie Cortona ha perso in 4-7 a Castellana Grotte, il recupero dell'ultima giornata di andata. Si ferma così la serie di 3 vittorie consecutive e Ortona resta al penultimo posto con 11 punti. Tutto facile invece in A3 per la Bapineto, che vince alla Pala Santa Maria il recupero della prima giornata di ritorno con il Belluno in 3 set e poco più di un'ora di gioco. Il Pineto mantiene la vetta della classifica con 2 punti di vantaggio su Grottazzolina, la quale però ha una partita in meno. Di tutto questo si parlerà questa sera alle ore 21 nella trasmissione Pallavolè condotta da Sergio Zappalorto. Termina qui questa edizione del TG6, la prossima è alle ore 23 con quella della notte. Buona serata.